puntata di Onorato di lunedì 17 luglio. Sono arrivato un po' per esclusioni, che non è che mi ricordassi molto. Allora, come vedete, oggi sono in servizio, diciamo a ranghi ridotti, ma per ovvi motivi, perché praticamente ci sono volute ben 4 ore per avere il risultato di un esame del sangue, suppongo, immagino che facciano un esame del sangue, e cioè 4 ore, cioè io non ho parole, voglio dire, un reparto che dovrebbe far quello, cazzo, 4 ore, cazzo, no, perché altro almeno magari ti riuscissero, no? Invece di tenerti così in sulle spine tutto il tempo, ma dicessero no, quando te lo fanno, dicessero guarda, c'è un anno sulle 3-4 ore, più o meno uno diciamo, per esempio, più o meno verso quell'ora, ma nel frattempo faccio altro, esco, vado, non so, a fare spesa, vado a prendere, visto che so tutto, visto che soprattutto insomma chi è farsi, magari devo tenerlo un po' più distante, perché effettivamente guardo che faccio sempre vedere praticamente il mio naso visto da basso, ma come di persone, ah giusto, passo di qua, c'è meno uno, incontro meno persone a parte la zona degli scalzi che di solito è lì per fiare, sì, non mi ricordo se l'ho fatto una cosa, sì l'ho fatta, ok, però visto che ho 20 minuti ormai i diretti li ho persi, eppure e poi anche per questo, perché praticamente mi fanno ancora malissimo le gambe quando faccio le scale, no, malerrimo i muscoli delle gambe, vabbè, insomma stavo dicendo praticamente, che succede? Prima purtroppo di quel ciclo di schifezze che fa, che subisce la zia della mia compagna, il giorno prima, poi non ho capito perché, è atterrato un po' malissimo, sai caro Colombo, è atterrato di culo praticamente, non è atterrato sulle zampe, vabbè, comunque a parte Colombo che praticamente ha fatto un atterraggio un po' sfortunato, e praticamente mamma mia che era un forno, pare di stare in un forno, però purtroppo questa è l'estate, ahimì, non dire che cosa, l'estate è così, purtroppo l'estate a queste latitudini è così, ora se fosse così a, ripeto, a Reykjavik, a San Pietroburgo, a un circolo polare artico, pure purtroppo qua ahimè sono sempre così, certo c'è da dire una cosa, che la sera effettivamente è parecchio caldo pur essendo non troppo distanti dal mare, perché insomma queste notti siamo stati anche quasi a 30 gradi di sera, cioè eravamo sui 28-29 gradi, quindi senza, cioè senza condizionatore, vi dico subito, no? Cioè, no, avremmo dormito penso mezzo secondo, questo è l'estate, voglio dire, c'è niente di anomalo,
purtroppo. Allora, stavo dicendo, praticamente succede che il giorno prima di questa roba fa questo esame, penso esame del sangue, per vedere insomma un po' com'è la situazione. E il fatto è che quindi il giorno prima, per due giorni sicuramente si deve uno stare abbastanza prestino. Deve stare abbastanza prestino. Ma per di più insomma deve stare anche più o meno a digiuno. Ma nel senso non deve mangiare. Beh, il primo giorno sicuramente deve stare a digiuno, deve sopportare l'esame. Cioè domani per esempio non mi ricordo, ma mi pare anche domani, o comunque deve fare qualcosa di leggero, mi sa, ma forse più no proprio di giù, mi pare che non può fare niente. E che succede? Che praticamente mi fanno sta roba e poi dopo praticamente devono dare subito i risultati, perché a seconda dei risultati dopo si vedrà cosa deve fare il giorno dopo, quanta dosi devono dare, capito? Ecco, questo deve essere. Sì, ripeto, so già ormai quante volte sono che fa ste robacce, sarà 3-4 volte tutte, ma forse anche più, 4. E temo di essermi dimenticato qualcuno. Sette fuori, cioè tutte volte fa sta roba, ma fa sto prelievo e poi dopo salta fuori e poi dopo questo uno sta lì che si annoia anche perché non ti dice niente nessuno. Ti chiamano, ma dopo un po' anche oggi erano più di mezzogiorno e mezzo, cioè che cazzo. Io non dico che deve essere istantaneo, cioè ci può stare che ci voglia un'oretta circa, ma che cazzo, ma non è possibile, tutte le volte è così. Poi soprattutto, ma se tu sai che, cioè non devo essere io che dall'esperienza, cioè devi dirmelo tu dottore, guarda ci vorrà un 3-4 ore, dimmelo, no porca puttana. Chiaro, uno a quel punto se la prende molto comoda, soprattutto ecco, magari uno per dire, ecco stavo per dire, e la zia per esempio non paga, siccome non ha fatto colazione, magari uno dice senti, c'ho centro commerciale dall'altra parte, magari uno per ingannare anche il tempo, hai uno fa una colazione un po' più abbondante di quella che magari ti può dare il baretto dell'ospedale. Ma fa una colazione un po' più decisa anche in vista del fatto che il giorno dopo non può arrivarci. No, insomma ci deve arrivare leggero e quindi magari ecco uno dice senti recupera adesso e buon dì. Quindi già questo, e poi insomma ecco magari uno dice senti vado, magari non dico che compro qualcosa, non dico che faccio compere, anche perché insomma soldi sono quelli che sono, però magari uno dice vabbè senti mi inganno il tempo, magari faccio giro il negozio così, cioè quantomeno è un pochettino, passa più tempo rispetto a stare lì seduti su una panchina guardando il monitor in attesa che ti chiamino, e stai lì 4 ore, cioè devo dire. Oppure ti pianti là col telefono che alla fine insomma ciao amico te
ti rincoglionisce tutto. Cioè, anche ti leggi un libro, cioè, è palloso. Passare il tempo in quel modo, cioè, veramente palloso. Quindi, sì, forse effettivamente uno vorrebbe leggere un libro piuttosto. Cultura piuttosto, ecco, a meno che non è il libro di della vita, che ne so, di Barbara D'Urso o di qualche altro deficiente, ecco, magari, insomma, c'è, cioè, un libro, insomma, interessante, magari uno si vede, ne so, il mensile di un di un guardo TV, non faccio pubblicità, però vabbè, è abbastanza un caso editoriale diventato. Ma piuttosto, ecco, piuttosto faccio così. Ma sto vedendo se per caso avevo ripreso. Sì, pare proprio di sì, direi di sì, sì. Ok, quindi è piuttosto, cioè, mi occupo il tempo così, ma invece no, invece è proprio zero, cioè proprio stare lì così, che cazzo, almeno libero, no? Anche perché è uno per dire, no? Magari uno sta roba, c'è una grande. Ah, okay. Dopo gli rispondo. Ottimo, ottimo veramente. Accelero un po' il pasto perché mancano 10 minuti e no, vabbè, ho visto un po', e era per vedere l'orario, invece ho visto anche un messaggio di un collega e quindi, ecco, quindi che dire, e boh, mi son perso. Che mi son perso. Oddio, che cosa? Mai partito. E quindi, ecco, quindi almeno dicessero questo, quindi anche su questo discorso. Il problema è che, ok, allora, finalmente erano chiamate alle mezzogiorno e mezzo. Poi che è successo? Che tra chi gli ha fatto tutta una sorta di visita, insomma, gli ha spiegato un po' di cose, insomma, ha visto tutti risultati assieme. Sta dottoressa, credo, come parlavano, credo fosse la dottoressa, e poi dopo praticamente era che siamo usciti, era l'una. Ora l'unico problema grosso è che tanto bene tra l'una meno qualche minuto e quasi le due, c'è un'oretta praticamente in cui non si ferma mezzo treno, le corriere lasciamo perdere, senso, non li so gli orari, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Allora, che è successo? Che io praticamente sono dovuto andare a prendere il corriere a Spinea, e praticamente sono dovuto tornare a casa e poi prendo il treno e vieni qua, e prendo il treno, prendo la corriera e vieni qua. Tutto questo perché? Perché uno, se mi dicevano che fino a mezzogiorno e mezzo non si sarà un cacchio, io potevo dire, vabbè, senti, lo sai, ti dico, prendo lo zaino, me lo porto via, quando ti chiamano io prendo, tanto entra
però vabbè, diciamo che no, perché altro uno magari si organizzava in altro modo, vedeva in altro modo, invece così non sapere. E poi l'altro problema, ecco, che si rincaccia il fatto che io sono arrivato tra una cosa e l'altra, che erano le 2 del pomeriggio, io ho ore in abbondanza, per cui per carità posso benissimo uscire prima, non è il problema quello, ma tra poi, boh, questa settimana no, ma la prossima probabilmente, a parte mercoledì che bisogna che esco prima perché c'è il discorso che arriva finalmente Bluetta, cioè Bluetta dovrebbe essere già arrivato veramente, e insomma più che altro vado a prendere Bluetta. E prossima, però ecco, al netto di mercoledì, però gli altri giorni probabilmente farò ben più del mio orario, quindi oltretutto anche quello, e sì, ci vorrà un cartello come questo, non ha detto niente, ma come detto. E quindi questo è il problema, che io, cioè, che purtroppo non mi sono dimenticato, sì, ok, posso uscire prima, ma comunque almeno devo fare 3:30, 4, ecco, quindi ho dovuto, non è ancora seguito, strano, è fragola, Napoli a fragola. Quindi boh, vabbè, lo scopriremo. Che odore brutto, cos'è? E quindi ecco, lo scopriremo. Fa, sembrerebbe che apre anche qua a Oz, 12 oggi. Vediamo un attimo, sicuramente non sarà il primo, per cui vabbè, vado avanti. E fu così che lì che parte per passare il treno. E quindi ecco, quindi praticamente non sono uscito prima di quest'ora qua. Invece il mio scopo era quello di uscire un pochino prima, perché probabilmente in questo momento hanno preso quelli di casa, però niente, hanno preso un po' di terra per coprire questi buchi in giardino. E se era una cosa abbastanza veloce, magari incominciare a vedere come dovrà essere almeno quello, ma il problema è se arriva a quest'ora, è che tanto abbiamo l'impedimento che se non va via c'è il rischio che fate tanto un caldo bestia, poi adesso proprio lì ci batte proprio il sole là dove c'è il problema. Però più che altro volevo fare la prova di davanti, perché secondo me io avevo sbagliato qualcosa, perché davanti non ci sono i problemi delle griglie come dietro, ma sono 17. Certo, forse non arriva oppure no. Allora, senti, qua non c'è. Quindi secondo me se arriva, arriva al 17. Quindi ecco, vedremo. Io ho preso una cosa più sana, quindi per questo non arriva. Vabbè. Sarebbe fantastico se per caso non arriva. E mi sono perso ora, mo non so che dirvi, effettivamente qua non c'è, effettivamente
Ah, piuttosto effettivamente aspettare qua, quindi ho paura che potrebbero essere tutti i treni che si fermano qua. Vabbè, con questo spritz al Select, 25-28 maggio, temo che sia bello che è passato, e quindi ecco, quindi purtroppo. Vabbè, domani invece usciamo, e domani invece volevo dire che succederà che praticamente io sempre al lavoro, e però ecco, appena finisce sento un attimo come sta la situazione e poi dopo mi muovo di conseguenza, per cui o vado in direzione ospedale oppure pure aspetto e vado in direzione poi dopo all'ospedale, non lo so, vabbè, valuterò lì per lì. Oro, è stato bello e adesso cerco di capire come tornerò a casa, se tornerò a casa. Ciao.